Un asteroide lungo 10 chilometri sta per piombare su New York. Precipita a una velocità 90 volte superiore a quella del suono. Sfreccia sopra Washington. New York viene disintegrata. Dal New Jersey al Connecticut si apre un cratere con un diametro di 160 chilometri. L'onda d'urto si propaga. Per l'America e forse per l'umanità è arrivata la fine del mondo. Seguiamo da vicino l'anatomia dell'impatto. Tutto ciò che vediamo scomparirebbe, inghiottito da una voragine profonda diversi chilometri. 30 secondi più tardi, su Washington, si scatenerebbe una pioggia di massi grandi quanto un grattacielo. Un paio di minuti dopo, la stessa cosa avverrebbe a Chicago. Dopo 5 minuti, questa tempesta di macigni colpirebbe anche Los Angeles e San Francisco. Sarebbe una catastrofe non solo per il Nord America, ma per tutto il mondo. L'onda d'urto colpirebbe il Sud America e anche l'Australia. I terremoti provocati dall'impatto raderebbero al suolo le città. Le rocce scaraventate in aria dalla formazione del cratere ricadrebbero al suolo, distruggendo ogni cosa. Ciò che si salva dall'onda d'urto viene raso al suolo dalla pioggia di detriti proiettati in cielo dall'impatto e che ricadono come meteore. Il sole viene oscurato da una pioggia di rocce incandescenti. I centri abitati bruciano. Le fiamme divampano in ogni città e in ogni villaggio. Le nostre risorse alimentari vengono distrutte. Il fuoco non risparmia nemmeno un filo d'erba. A poche ore dall'impatto, il mondo intero è in fiamme. Una catastrofe del genere non lascerebbe scampo. Le conseguenze di un tale impatto condizionerebbero la vita sulla Terra per migliaia di anni. La civiltà non potrebbe risorgere dall'oggi al domani. Ci vorrebbero secoli e secoli. Sulla Terra scende l'inverno cosmico. Il pianeta è avvolto dalla fuliggine provocata dall'impatto e dagli incendi. La luce del sole non filtra. Alcuni gruppi isolati di persone probabilmente riuscirebbero in zone particolarmente protette a sopravvivere all'impatto, agli incendi e ad alcuni mesi di buio totale. Ma dopo, che tipo di vita sarebbe possibile su un pianeta devastato? Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, è un ottimo esempio di quello che potrebbe succedere alla Terra. Sulla sua arida superficie si aprono enormi crateri da impatto. Uno dei principali è il bacino Caloris, formatosi dopo un impatto talmente violento che l'onda d'urto ha deformato la parte opposta del pianeta. Sulla Terra, l'onda d'urto di un impatto con un asteroide di 10 chilometri arriverebbe dall'America in Australia. Equivarrebbe a un terremoto di magnitudine 12, evento che sulla Terra non si è mai verificato. Le scosse più violente non superano di solito l'ottavo e il nono grado della scala Richter. In questo caso sarebbero 1000 volte più violente. Violente come l'onda d'urto generata dall'impatto che uccise i dinosauri. L'impatto, avvenuto 65 milioni di anni fa, sconvolse la superficie terrestre.
Uscendo dalle faglie provocate dal terremoto, getti di lava oscurarono il cielo. Sulla Terra scese l'inverno cosmico. I dinosauri scomparvero. Nel 1991 ci fu l'eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine. I fumi emessi, qui ripresi a passo 1 dal satellite, addensandosi sui tropici, fecero abbassare di un grado la temperatura terrestre. Se un solo vulcano può fare tanto, pensate all'effetto di migliaia di eruzioni. La caduta dell'asteroide su New York avrebbe le stesse conseguenze dell'impatto che 65 milioni di anni fa annientò i dinosauri. L'oscurità sarebbe quasi totale su tutto il pianeta. La fotosintesi si arresterebbe e le piante morirebbero. Il clima senza sole sarebbe molto rigido e non ci sarebbe nulla da mangiare. La maggior parte delle specie viventi non avrebbe scampo. L'inverno cosmico lascerebbe dietro di sé la desolazione e pochi superstiti. Infatti, sopravviverebbero soltanto gli animali di grossa taglia, che hanno bisogno di grandi quantità di cibo. Gli animali con un ritmo di riproduzione lento e una popolazione scarsa. Scomparirebbero sicuramente tutti i grandi mammiferi. E scomparirebbe anche l'uomo. Infatti, i sopravvissuti all'impatto perirebbero per la bassa temperatura e per la mancanza di cibo. Come i dinosauri, l'uomo lascerebbe spazio a creature più modeste. La Terra diverrebbe il regno dei piccoli organismi, di quelli più robusti, con elevati ritmi di riproduzione, come gli insetti e gli scarafaggi. Sta emergendo una nuova interpretazione della storia della Terra che considera le catastrofi occasionali fattori indispensabili per lo sviluppo. Un evento catastrofico blocca all'improvviso un'evoluzione graduale in corso da milioni di anni. Il vecchio ordine scompare e lascia il posto ad uno nuovo. Persino luoghi che prima pullulavano di forme di vita, come le isole Galapagos, che ispirarono a Charles Darwin le sue teorie sull'evoluzione, attendono il risveglio della natura secondo un nuovo codice di vita. L'analisi scientifica è partita da Darwin, che correttamente intuì l'esistenza di un lento processo evolutivo comune a tutta la vita. Oggi si pensa che vi siano dei periodi di evoluzione lenta, separati tra loro da occasionali eventi violenti. Questa considerazione deve farci rivedere la nostra concezione della storia di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Oggi l'uomo non esisterebbe se 65 milioni di anni fa non fosse avvenuto l'impatto che ha provocato la scomparsa dei dinosauri. È giusto quindi interferire con questi eventi naturali. Abbiamo il diritto di cercare di proteggerci da calamità naturali che potrebbero porre fine all'umanità. Morrison ritiene di sì. Abbiamo la forza per mantenere accesa la fiaccola della civiltà. È nostro dovere usarla. È un evento che nella storia dell'umanità non si è mai verificato. Ma se un impatto del genere dovesse accadere, causerebbe la morte di almeno 1 miliardo di persone. Ogni anno le probabilità che tutti noi abbiamo di essere uccisi da un impatto cosmico sono circa 1 su 1 milione, più o meno la stessa percentuale di rischio che si corre ogni volta che si prende l'aereo o quando si compie un lungo viaggio in automobile.
Le probabilità di rimanere uccisi da un impatto di minore portata, come quello con un asteroide delle dimensioni di una casa, sono invece una su 100 milioni, molto inferiori a quelle di una catastrofe globale. Secondo David Morrison, è inutile perdere tempo in statistiche. Nel caso di un evento di questo genere, le statistiche non servirebbero a nulla. Kid Peak, Arizona. Tom Gerrels si prepara per la sua veglia notturna. Al tramonto del sole inizia il suo turno di osservazione presso lo Space Watch Telescope. Lo Space Watch è un osservatorio molto semplice che usa uno strumento costruito 70 anni fa, ma è l'unica struttura scientifica che controlla se è in arrivo la fine del mondo. Tom questa sera è felice. Il suo compito è localizzare le centinaia di asteroidi che potenzialmente minacciano il nostro pianeta. Questa sera ha scoperto due oggetti nuovi vicini alla Terra, larghi più di mezzo chilometro. È assurdo che sopra di noi ci siano circa 1700 asteroidi con un diametro superiore a un chilometro e che non si sappia se uno di questi colpirà la Terra. Credo che le nuove tecnologie debbano dare con urgenza una risposta a questa angosciante domanda. Gerrels ha potuto calcolare soltanto di recente la portata del pericolo che incombe sopra le nostre teste. L'impatto con un asteroide di un solo chilometro di diametro avrebbe la potenza distruttiva di un milione di bombe atomiche. Una bomba atomica ha raso al suolo Hiroshima. L'energia sprigionata dall'impatto con un grosso asteroide sarebbe un milione di volte superiore a quella che ha distrutto la città giapponese. In media, Gerrels e i suoi collaboratori localizzano 3 asteroidi al mese che incrociano l'orbita terrestre. Anche Eleanor Heelin, un'esperta di propulsione a getto della NASA, è una cacciatrice di asteroidi. Ma essendo a corto di fondi, si è fatta aiutare dall'aeronautica militare. A Haleakala, nelle isole Hawaii, l'aeronautica militare americana ha in funzione un telescopio che ha il compito di localizzare i satelliti stranieri. Eleanor ha chiesto il permesso di poterlo usare per la sua caccia agli asteroidi. L'apparecchio è molto maneggevole, l'ideale per individuare oggetti che si muovono velocemente nel cielo. Ma le ridotte dimensioni dell'immagine non soddisfano del tutto le esigenze della ricercatrice. L'inquadratura dovrebbe coprire tutto il cielo. Se potessimo tenerlo sotto osservazione ogni notte, ci sentiremmo più tranquilli, ma senza l'intervento di altri ricercatori con altri programmi di osservazione, ciò non è possibile. Caroline Shoemaker, che con il marito scoprì la cometa Shoemaker-Levy 9, per sondare il cielo usa la fotografia. Le sue inquadrature coprono un campo visivo molto più ampio di quello degli apparecchi usati dalla Heelin e da Gerrels. Mi risulta che la metà delle comete scoperte quest'anno, soprattutto le più belle, sia stata individuata da amatori. Gli amatori sono delle sentinelle volontarie dello spazio, ma a causa della carenza di professionisti, il 90% del cielo rimane fuori da ogni controllo. Se una cometa dovesse puntare verso la Terra, verrebbe intercettata quasi sicuramente da un amatore. La cosa preoccupa Brian Marsden. Seguendo una cometa per un'ora si può valutarne lo spostamento. Marsden è colui che conferma gli avvistamenti di asteroidi o comete. Molti amatori svolgono questo lavoro e ciò è positivo, ma in genere gli amatori sono in grado di avvistare le comete quando queste transitano vicino al Sole. Se quindi dovessero rilevare una cometa in avvicinamento verso la Terra, non ci sarebbe il tempo per evitare il disastro. Gli avvistamenti andrebbero fatti molto prima, quando le comete sono più lontane, ma ciò è possibile soltanto per i professionisti dotati di apparecchiature costosissime. Questo asteroide di 90 metri di diametro sta per esplodere a contatto con l'atmosfera.
Il fatto avvenne 5 mesi dopo la mia nascita. 30 giugno 1908, ecco il luogo dell'esplosione. Le spedizioni giunte sul posto si trovarono di fronte all'apocalisse. 2500 km quadrati di foresta erano stati inceneriti. L'energia sprigionata dall'esplosione nei cieli di Tunguska, in Siberia, era pari a 1000 bombe atomiche. Ma trattandosi di una zona completamente disabitata, non vi furono vittime. Se l'impatto si fosse verificato nella zona di New York, avrebbe provocato una catastrofe. Sopra Tunguska, il frammento di una cometa si era disintegrato a contatto con l'atmosfera. L'esplosione, a 14.000 metri di quota, rase al suolo la foresta sottostante. Quella notte, i cieli dell'Europa e dell'Asia settentrionale vennero rischiarati da bagliori sinistri. Probabilmente il fenomeno fu dovuto alla diffusione della luce del sole attraverso la cortina di fumo provocata dall'incendio della foresta. Un impatto sulla Terra come quello della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove solleverebbe una colonna di fumo che raggiungerebbe i nostri satelliti artificiali con le orbite più basse. I satelliti verrebbero frenati dall'atmosfera, cosa che normalmente non può succedere in quanto orbitano nel vuoto. I satelliti quindi rallenterebbero fino a rientrare nell'atmosfera terrestre. Oggi si stanno allestendo delle vere e proprie costellazioni di satelliti raggruppati che orbitano a bassa quota e quindi sarebbero molto vulnerabili nel caso si innalzasse una colonna del genere. Nel 1947 a Sikhote Alin, in Siberia, si verifica un'altra esplosione. Un meteorite ferroso si disintegra a contatto con l'atmosfera e i suoi frammenti precipitano sulla Terra su una superficie di 2,5 km. Negli anni successivi si verificano altri episodi. Questo asteroide, ripreso sopra le montagne rocciose nel 1972, lambisce gli strati superiori dell'atmosfera, senza però precipitare sulla Terra. Una palla di fuoco sorvola la Florida. Un'altra passa sopra un campo di football nel 1992. Ecco lo stesso oggetto da un'altra angolazione. Questa è la palla di fuoco di Pittsburgh. E ce ne sono altre. Novembre 1995. All'alba i soldati di stanza alla base Peterson vengono svegliati da un'esplosione. Sbattono le porte e tremano le finestre, mentre il personale non riesce a rendersi conto della causa della deflagrazione. A breve distanza i cittadini di Colorado Springs sono spaventatissimi. Era grande così. Ho sentito uno scoppio tremendo che ha fatto tremare i vetri delle finestre. Improvvisamente il cielo si è illuminato a giorno. Non avevo idea di cosa fosse successo. Che paura! Pensai a una cometa. Una telecamera di sicurezza ha ripreso l'esplosione. L'energia sprigionata credo fosse pari a quella di una piccola bomba atomica. Impatti di corpi celesti di alcuni metri di diametro con l'atmosfera terrestre si verificano praticamente ogni mese. I militari temono che impatti di questo genere possano confondere i sistemi di avvistamento dei missili, che potrebbero interpretarli come delle vere esplosioni nucleari. Durante la guerra del Golfo, per esempio, ci fu una grande esplosione sopra i cieli della Micronesia. Se fosse avvenuta sopra l'Iraq, avrebbe potuto essere scambiata per lo scoppio di un ordigno nucleare.
L'episodio verificatosi sopra la base Peterson colpì profondamente gli addetti militari, tanto più che avvenne sopra la testa del massimo sostenitore di un piano di difesa planetaria, il colonnello Simon Worden, del reparto spaziale dell'aeronautica militare. L'allarme alla base Peterson ha rinforzato la sua convinzione della necessità di un piano di difesa da eventuali bombardamenti cosmici. ...1993, lancio della sonda militare Clementine. Dovrà raggiungere un asteroide, ma prima compirà una ricognizione cartografica di 70 giorni intorno alla Luna. La ricognizione della superficie lunare procede a meraviglia. Edward Teller è certo che tra pochi giorni riuscirà a raggiungere l'asteroide Geographos, ma un guasto imprevisto costringe a sospendere la missione. In un edificio protetto da inferriate e impianti di allarme si nota un certo movimento. Da qui si vede soltanto gente in uniforme che entra e che esce. Credo che là dentro stiano facendo qualcosa di segreto. Infatti, si sta preparando il lancio di Clementine 2, un'operazione che avrà lo scopo di verificare l'efficienza delle armi spaziali. Clementine 2 dovrà cercare di intercettare un asteroide. Sarà il primo esperimento di un piano di difesa per mettere il mondo al riparo dall'impatto con un corpo celeste. Perché se non facciamo qualcosa, potremmo rischiare una catastrofe mondiale. L'asteroide, cadendo nel Pacifico, creerebbe un muro d'acqua che si abbatterebbe sull'Australia. Sentiamo l'astronomo Duncan Steele. Se un asteroide del genere dovesse cadere nel Pacifico, provocherebbe quella che i giapponesi chiamano tsunami, cioè un'onda anomala che spazzerebbe via Sydney e raggiungerebbe le Blue Mountains, a 50 km dalla costa. Un asteroide delle dimensioni di un grattacielo potrebbe generare un'onda anomala alta 250 metri, in grado di inghiottire 4 milioni di persone. Sydney non sarebbe l'unica città colpita. Tutte le coste del Pacifico subirebbero la stessa sorte. Sarebbe una catastrofe di proporzioni immani. Bruce Turner, del Centro Avvistamento Tsunami delle Hawaii, segnala alla base che alle 8.02 si è verificato un evento importante. Per i volontari del centro è scattato l'allarme rosso. Nel dopoguerra, le onde anomale provocate dai terremoti hanno già ucciso più di 200 hawaiani. L'impatto di una tsunami sarebbe catastrofico. Un ricognitore lancia l'allarme per l'evacuazione delle zone costiere. Alcune delle città del bacino del Pacifico sono tra le più moderne e ricche del mondo. I danni economici nel caso in cui la caduta di un asteroide nell'oceano provocasse una tsunami sarebbero ingentissimi. Ishigaki, al largo delle coste meridionali del Giappone. Qui, nel 1771, una tsunami uccise 17.000 abitanti. Il Buddha di Kamakura domina solitario le colline vicino a Tokyo da un'altezza di 120 metri. In origine si trovava in un antico tempio a lui dedicato, ma nel 1495 il tempio venne spazzato via da una tsunami. Il Giappone viene periodicamente colpito dalle onde anomale provocate dai terremoti.
Il professor Shin Yabushita, docente universitario di matematica applicata, è consapevole dei danni che una tsunami potrebbe provocare. Tokyo, ai suoi piedi, sembra non curarsene, ma basterebbe che nel Pacifico cadesse un asteroide di modeste dimensioni per provocare un enorme tsunami che sommergerebbe l'immensa città. C'è l'1% di probabilità che un simile asteroide possa cadere nel Pacifico nei prossimi 100 anni. Secondo me i danni ammonterebbero a circa 1.000 miliardi di dollari e si tratta di una stima per difetto. Le dimensioni dell'asteroide in questione equivalrebbero a circa 3 volte quelle del palazzo che vedete dietro di me. Un asteroide del genere colpisce la Terra in media una volta ogni 4.000 anni. L'Oceano Pacifico occupa circa il 30% dell'intera superficie terrestre, quindi significa che nel Pacifico può cadere un asteroide ogni 10.000 anni circa. Credo che il governo dovrebbe interessarsi di più a questa eventualità. I governi giapponesi hanno sempre ignorato il problema. Invece si dovrebbe adeguatamente finanziare una ricerca in questo campo e prevedere il disastro provocato dall'onda anomala creata dalla caduta di un asteroide nel Pacifico. Si tratterebbe in pratica di un investimento assicurativo e non si tratterebbe di cifre impossibili. 14 milioni di dollari per i prossimi 10 anni, una cifra che il governo giapponese potrebbe permettersi di investire senza problemi. Ecco ciò che il professor Yabushita ha sempre temuto. L'impatto nelle acque del Pacifico viene notato dall'equipaggio di una nave in transito a 80 km di distanza. Subito dopo, l'asteroide si inabissa. Pochi minuti più tardi, la nave avverte a malapena l'onda d'urto sulla superficie che si propaga a 800 km all'ora. Ma in profondità, lo spostamento d'acqua ha creato correnti di potenza devastante. È questa la forza invisibile, veloce e silenziosa di una tsunami. Quando l'onda d'urto si infrange contro la piattaforma continentale, l'impatto crea un'onda gigantesca. Un aereo lascia Tokyo mentre l'onda anomala è in arrivo. La forza della tsunami ha scatenato l'apocalisse. Ecco le conseguenze di un'onda anomala che ha colpito le isole Hawaii nel 1946, facendo 150 vittime. Soltanto in questo secolo, le tsunami provocate dai terremoti hanno già ucciso più di 51.000 persone. Ma al centro di avvistamento terremoti e maremoti di Tokyo non sono state mai registrate onde anomale provocate dalla caduta di un asteroide. Come spiega il vice direttore del centro, se l'impatto avvenisse lontano dal Giappone ci sarebbe il tempo di dare l'allarme, ma se avvenisse vicino alle coste non ci sarebbe niente da fare. Se vogliamo prevenire una tragedia di questo genere, è necessario che vengano fatti maggiori investimenti per la ricerca in questo campo. Los Alamos, Nuovo Messico, luogo di nascita della bomba atomica.
Qui, nel 1992, si sono riuniti 100 tra i migliori scienziati militari e astrofisici del mondo. Nel corso di una riunione segreta, hanno discusso su come proteggere la Terra da un impatto cosmico. Greg Canavan, il fisico nucleare che ha presieduto la conferenza, ci parla dell'appassionato dibattito. Si sa che i meteoriti colpiscono di tanto in tanto la Terra, ma non sappiamo esattamente la frequenza con la quale questi eventi si verificano. Gli studiosi hanno considerato due problemi fondamentali: come localizzare i corpi che potrebbero colpire la Terra e come intercettarli. Inoltre, bisogna capire se si tratta di corpi compatti o di frammenti di comete. Per risolvere il problema sono state proposte soluzioni tra loro molto diverse. Comunque, è indispensabile che il governo degli Stati Uniti sia disposto ad investire sufficiente denaro per una ricerca di questo tipo. Edward Teller, il padre della bomba all'idrogeno, è contrario a una soluzione di tipo nucleare. Che arma si può usare allora contro un asteroide di 10 chilometri in corsa verso la Terra? Io credo che per impedire l'impatto con un asteroide di grosse proporzioni non ci sia veramente nulla da fare. Si possono invece prevenire impatti con corpi celesti di dimensioni modeste, che possono verificarsi molto più di frequente. In Australia, la ricerca di Eugene Shoemaker continua. Geologo e cacciatore di comete, Shoemaker ha molto a cuore un concetto: la sorveglianza del cosmo. Vuole convincere i governi che il rischio dell'impatto con una cometa è reale e che bisogna investire denaro per tenere i cieli sotto costante osservazione. Shoemaker è diretto ad Uluru, il misterioso monolito nell'entroterra australiano, altrimenti noto come Ayers Rock. Secondo le leggende degli aborigeni, queste formazioni geologiche rappresentano le battaglie combattute dagli uomini bestie che per primi hanno abitato il pianeta. Uluru sorge ai confini del tempo del sogno, l'universo mistico in cui la Terra rappresenta il regno dei vivi e lo spazio quello dei morti. It's big. Ayers Rock è lunga 2,5 km e larga 10, ed è alta più di 300 metri. La sua composizione, però, è diversa da quella dei meteoriti e delle comete. È fatta di arenaria, la roccia che si trova sulla Terra, ma rende bene l'idea delle dimensioni di un asteroide. Ayers Rock ha più o meno le stesse dimensioni della cometa scoperta da Shoemaker, sua moglie Carolyn e David Levy nel 1994, prima che si frammentasse e cadesse su Giove. A differenza della cometa Shoemaker-Levy 9, Ayers Rock si allontana da Giove e inizia il suo viaggio tra i pianeti. Si sa che il sistema solare è solcato da almeno un migliaio di comete, mentre più di 200 incrociano l'orbita terrestre. Nessuno di questi corpi celesti minaccia la Terra, ma ve ne sono milioni, forse miliardi, dei quali non conosciamo l'esistenza. Se uno dovesse cadere, l'atterraggio non sarebbe morbido. Se un simile asteroide colpisse la Terra, non si formerebbe una montagna, ma un cratere del diametro di 30 chilometri. L'impatto dei frammenti della cometa su Giove ha avuto ripercussioni politiche. Un mese dopo, il Parlamento americano incarica la NASA di individuare i corpi celesti che incrociano l'orbita terrestre. Oggi la NASA destina solo $1 milione all'anno a questa ricerca.
Questo investimento per l'ente spaziale americano non costituisce certo uno sforzo eccessivo. Alcuni di noi ritengono che la NASA dovrebbe impegnarsi di più a livello finanziario per la ricerca in questo campo, con un investimento di almeno 3 milioni di dollari all'anno. Shoemaker è tra i fondatori di Space Guard, un'alleanza tra vari osservatori, di cui uno in Australia, per promuovere la sorveglianza del cosmo. Space Guard è un progetto sostanzialmente americano, ma un gruppo di scienziati ha creato la Space Guard Foundation, con sede a Roma, con l'obiettivo di sollecitare una partecipazione a livello mondiale. Ma poco dopo la nascita di Space Guard, i fondi per il programma di sorveglianza dell'osservatorio australiano vennero tagliati. Gli appelli ai governi della Gran Bretagna e dell'Australia, che gestiscono il telescopio, sono rimasti inascoltati nonostante il prestigio di uno dei firmatari. Duncan Steele era il responsabile del programma Space Guard in Australia. Oggi ha perso il lavoro. Nessuno più sorveglia i cieli dell'emisfero australe per individuare le comete killer. Steele afferma che i costi della sorveglianza sono minimi al confronto della potenziale catastrofe. Gli Stati Uniti investono circa $1 miliardo all'anno in ricerche a fondo perso. La sorveglianza del cosmo costerebbe molto meno, circa un decimo di quella cifra. Dal punto di vista economico, quindi, non ha alcun senso sospendere una ricerca destinata a localizzare tutti i corpi celesti che incrociano l'orbita terrestre per capire se uno di essi potrebbe colpire la Terra. Teoricamente è possibile. Infatti, in circa 20 anni si potrebbero individuare tutti i corpi celesti che possono costituire una minaccia per il nostro pianeta e quindi avere una visione più chiara del pericolo. Lo sforzo che l'umanità sta facendo per tutelarsi dall'impatto con un asteroide è nel complesso del tutto insignificante e assolutamente inadeguato. Un manipolo di sentinelle scruta il cielo solcato da comete e asteroidi che incrociano l'orbita terrestre. Ma rimane ancora molto da fare. Per ogni asteroide che viene scoperto, altri 20 devono essere individuati e ognuno di essi è un potenziale pericolo. Che cosa si potrebbe fare se davvero un grosso asteroide stesse per schiantarsi sulla Terra? Prima regola, conoscere il nemico. È per questo che nel 1996 la NASA lancia il NEAR, un missile progettato per intercettare un asteroide. Sfruttando l'effetto spinta dato dall'attrazione gravitazionale terrestre, il NEAR compirà un viaggio di 3 anni per andare ad intercettare Eros, un asteroide di 35 chilometri. Grande quasi 4 volte la cometa che avrebbe causato la scomparsa dei dinosauri. Il NEAR è dotato di molti sensori. Vola di fianco a Eros misurandone la densità e tracciandone la topografia. La raccolta di questi dati è molto importante per la ricerca. Io lo dico sempre. Bisogna iniziare a risolvere i piccoli problemi. Così forse quelli grossi non sembreranno più tanto importanti. Dati alla mano, è venuto il momento di scegliere l'arma. Nel Nuovo Messico hanno scelto gli specchi. Gli esperti hanno messo a punto una tecnologia da guerre stellari per distruggere i missili nucleari in arrivo. Ora che la guerra fredda è finita, è possibile convertire tali tecnologie per la ricerca sugli asteroidi? Uno specchio parabolico, grande quanto lo stadio di Wembley, dovrebbe concentrare la luce del Sole e rifletterla sull'asteroide che minaccia la Terra per deviarne la traiettoria. C'è chi suggerisce l'impiego di potenti raggi laser. Di ventose giganti che si protendono verso l'asteroide attaccandosi alla sua superficie. Dopodiché si aprono dei paracadute cosmici che, gonfiati dal vento solare, deviano l'asteroide fuori dall'atmosfera.
Un'altra soluzione prevede un acchiappacomete dotato di un piccolo razzo che dovrebbe trasportare l'asteroide lontano. Nel dibattito svoltosi a Los Alamos su questo tipo di difese, Tony Zuppero, qui ripreso mentre esercita la sua ottima mira nel tiro al piattello, si è dichiarato scettico. Si è discusso di tecnologia usa e getta, si è parlato di lanciare dozzine di missili a fondo perso. Funzionerebbe per un anno, e poi se ne lancerebbero degli altri? Sarebbe assurdo. Zuppero è un esperto in balistica, ma la sua proposta per deviare un asteroide sembra ancora più assurda. Io lo colpirei con un'enorme palla di polvere. L'impatto sarebbe sufficiente a deviarne la traiettoria. Sarebbe una tecnica molto spettacolare. Infatti, dalla Terra, potremmo seguire l'allontanamento del corpo celeste. Zuppero prevede di applicare il generatore di un sommergibile nucleare a un missile a vapore ultraleggero da lanciare su una cometa la cui traiettoria non minacci la Terra. Poiché le comete sono composte di acqua, ghiaccio e polvere, il missile potrebbe rifornirsi di acqua, il carburante, e di polvere, l'esplosivo. Il missile sarebbe in grado di lanciare 1 milione di tonnellate di polvere verso l'asteroide. Sulla traiettoria dell'asteroide che minaccia la Terra vengono sparate migliaia e migliaia di tonnellate di polvere. L'intruso, che si avvicina a 60 km al secondo, viene intercettato e deviato. Ho parlato di questo problema con Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver messo piede sulla Luna. Mi ha detto che la mia idea gli è piaciuta moltissimo. È convinto inoltre che anche se lui ormai è troppo vecchio per vederla realizzata, questa è la soluzione del futuro. Ma se non ci fosse tempo a sufficienza? Se all'impatto mancassero soltanto poche settimane? Si sceglierebbe la soluzione nucleare? Cruda e semplice la soluzione finale. Un tiro al bersaglio incrociando le dita. Un missile nucleare sarebbe l'ultima risorsa che avremmo a nostra disposizione, almeno per i prossimi 20 o 30 anni. L'alternativa alla polverizzazione sarebbe uno scoppio a distanza. La testata nucleare verrebbe fatta esplodere prima di colpire l'asteroide, deviandone la traiettoria. Le soluzioni nucleari probabilmente risolverebbero il problema, ma a me per la verità fanno paura. L'idea di far esplodere delle testate nucleari nello spazio, sopra le nostre teste, non mi attira neanche un po'. Il progetto di testate nucleari lanciate nello spazio dai missili mi fa venire i brividi, ma è l'unica soluzione che abbiamo. La minaccia più grossa alla sopravvivenza dell'umanità, per quanto ne sappiamo, viene dagli impatti cosmici. Dovremmo perciò imparare a difenderci da un evento di questo genere nell'arco di centinaia di milioni di anni. Ci sono due soluzioni. La prima è un sistema di difesa che disintegri l'asteroide prima che cada sulla Terra. Un'altra, fantascientifica, è di organizzare colonie di esseri umani, ad esempio su Marte, così che se la vita sulla Terra dovesse cessare, la nostra civiltà sopravviverebbe e potrebbe poi ripopolare di nuovo la Terra. Secondo questa teoria, gli esperti di genetica dovrebbero riuscire a coltivare forme di vita terrestri nella biosfera di Marte. Dopo l'apocalisse, i nuovi coloni farebbero ritorno sul nostro desolato pianeta per riportarvi la vita. La cometa Yakutake nel 1996 ci ha rammentato la nostra vulnerabilità. Con 3 chilometri di diametro è comparsa nei nostri cieli dopo soli 2 mesi dal primo avvistamento.
Yakutake ha mancato la Terra per soli 16 milioni di chilometri. La cometa Hale-Bopp, apparsa nel 1997, è larga circa 40 chilometri. Si è mantenuta a distanza, ma le cose avrebbero potuto andare diversamente. Ho modificato virtualmente l'angolazione della traiettoria della cometa Hale-Bopp e l'ho messa sull'ipotetica traiettoria di impatto con la Terra. Grazie alle sofisticate apparecchiature che hanno permesso di prevedere l'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove, Paul Csodas calcola l'ora e il luogo esatto dell'impatto virtuale di Hale-Bopp con la Terra con soli 6 mesi di anticipo. L'impatto sarebbe dovuto avvenire il 24 aprile 1997 alle 17.35, latitudine 48 gradi nord, longitudine 148 gradi est, cioè nel Pacifico, a nord del Giappone. Tom Gerels, a Kitt Peak, è in grado di informarci con maggiore anticipo? E Eleanor Healin, della NASA? E anche se così fosse, che cosa potremmo fare? Anche sapendo con un anno di preavviso che un asteroide in grado di provocare un'estinzione di massa sta per cadere sulla Terra, non avremmo alcuna possibilità di evitare il disastro. Sarebbe uno scenario da incubo. Ma fortunatamente queste sono solo ipotesi. L'evoluzione tecnologica in atto ci porta a ritenere che nell'arco di qualche decennio si arriverà a creare un ombrello spaziale protettivo per la neutralizzazione dei corpi celesti di una certa dimensione in caduta verso la Terra. E l'umanità potrà continuare a vivere, sia pure con tutti i suoi problemi, ma con maggior fiducia nel domani. ...1994. Una cometa va a colpire il pianeta Giove. L'evento, seguito dai coniugi Shoemaker e dal collega David Levy, dimostra la possibilità di un bombardamento cosmico. Il nucleo della cometa era grande quanto Ayers Rock, l'enorme roccia australiana. Venne chiamata Shoemaker-Levy 9. Non c'è bisogno di osservare Giove per rendersi conto delle conseguenze di un impatto con una cometa o un asteroide. Guardate la Luna. È bellissima, ma il satellite del nostro pianeta ha la superficie piena di buchi. Viene bombardata dai detriti cosmici del Sistema Solare da più di 4 miliardi di anni. Ogni cratere testimonia un impatto. Comete grandi quanto Ayers Rock, asteroidi piccoli come un autobus, una pioggia di ghiaccio, rocce e ferro. Ma fino a poco tempo fa si pensava che questi crateri fossero il prodotto di eruzioni vulcaniche. Oggi si ritiene che l'interno della Luna sia costituito da materiale inerte che un tempo era incandescente. Quando la Luna entrava in collisione con un corpo celeste, l'impatto formava sulla sua superficie un cratere che veniva poi riempito dal magma del sottosuolo. Shoemaker ha cercato per anni di convincere i colleghi che i crateri della Luna non erano le bocche di antichi vulcani, ma erano stati generati da un impatto. La Luna è senz'altro l'esempio più evidente di crateri d'impatto. I crateri della Luna risalgono a 4 miliardi di anni fa, ma quando le nostre sonde hanno raggiunto gli altri pianeti, in particolare Mercurio, Marte e le lune dei giganteschi pianeti gassosi, si è scoperto che anche le superfici molto antiche di questi pianeti mostravano numerosi segni di impatti con altri corpi celesti. Il piccolo Mercurio, il più butterato di tutti i pianeti, privo di atmosfera e geologicamente inattivo, mostra crateri d'impatto che risalgono a 4 miliardi e mezzo di anni fa. Le lune di Giove sono le più bombardate dell'intero sistema solare a causa della forza di gravità esercitata dall'enorme pianeta gassoso. Anche Callisto mostra numerosi segni di impatto e anche Ganimede, che si trova sulla traiettoria delle comete che vengono risucchiate da Giove.
Giove, il più grande dei pianeti, crea perturbazioni che condizionano le orbite delle comete provenienti dalle regioni più periferiche del Sistema Solare. Quando una cometa supera i pianeti più esterni, Giove è l'unico polo di attrazione oltre alla Terra. Una cometa diretta verso la Terra verrebbe deviata o distrutta da Giove, che funge da parafulmine. In pratica, Giove tiene libera dalle comete la regione di spazio in cui si trovano la Terra e i pianeti più vicini. Se Giove non esistesse, vedremmo molte più comete. Io, tra le lune di Giove, è quella che orbita più vicino al gigantesco pianeta. L'attrazione di Giove è tale che Io ha un'attività vulcanica molto intensa. È stata questa attrazione gravitazionale a segnare il destino della cometa Shoemaker-Levy 9. Le forze che hanno disintegrato la cometa sono visibili negli oceani della Terra. E il posto migliore per osservarle è nella baia di Fundy, in Canada. State assistendo ad uno degli esempi più spettacolari di marea del Sistema Solare. Nella baia, la marea si alza e si abbassa due volte al giorno, spostando un volume d'acqua pari a quello di tutti i fiumi della Terra. Una nave in secca, sei ore dopo, potrebbe galleggiare grazie a un aumento del livello dell'acqua di oltre 18 metri dovuto all'attrazione gravitazionale della Luna. L'attrazione esercitata da Giove sulla cometa Shoemaker-Levy 9 era 200 volte quella che vedete. La pressione era così forte che la piccola cometa si è spaccata in 21 pezzi. La cometa è semplicemente passata troppo vicino a Giove, ma così facendo ha cambiato il corso della storia dell'astronomia. La scoperta di Shoemaker-Levy 9 ha costituito una svolta nella comprensione dei fenomeni che portano i corpi celesti a cadere dal cielo. La scoperta avvenne in una notte nuvolosa. Per le riprese, Levy e gli Shoemaker, per risparmiare, hanno usato una pellicola difettosa. Ci siamo consultati tutti e tre. Abbiamo scrutato il cielo e poi ci siamo messi al lavoro. Siamo saliti di sopra e abbiamo iniziato a girare. Le prime riprese hanno ritratto per la prima volta la cometa Shoemaker-Levy 9. Immagini sgranate, cielo nuvoloso e una cometa dalla forma assurda, ma queste fotografie non sono un trucco. La qualità era decisamente scarsa, ma quelle foto hanno fatto il giro del mondo, a differenza di tante immagini migliori che ho scattato nella mia vita. Al telescopio Space Watch in Arizona, Jimmy Scotti deve confermare la scoperta. Quasi non riconoscevo la sua voce. Gli ho chiesto se c'erano buone notizie e lui era eccitatissimo. Gli ho chiesto: è una cometa? E lui mi ha risposto che non c'era alcun dubbio. Una scia di frammenti di cometa, un filo di perle che gradualmente si separano mentre il mondo sta a guardare. Quella notte capimmo di avere fatto una scoperta eccezionale in campo astronomico. Non sapevamo con esattezza dove si trovasse. Sapevamo che era situata a 4 gradi da Giove, ma non quanto gli fosse vicino. Poi la scoperta che la cometa sta per entrare in collisione con Giove. Ci siamo guardati in faccia e non sapevamo che cosa dire. Non riuscivamo a credere di essere così fortunati da poter assistere dal vivo all'impatto di una cometa con un pianeta. Come registi cosmici, Levy e i coniugi Shoemaker alzano il sipario sullo spettacolo astronomico del secolo. Ma la Terra non corre questi rischi? Il nostro pianeta continua la sua orbita di sempre, una sfera celeste sospesa nello spazio. Sembra al riparo da bombardamenti cosmici come quelli che abbiamo visto. La Terra quindi non è mai stata colpita? Non è così. Anche il nostro pianeta ha le sue cicatrici. Eugene Shoemaker è andato ad esaminarne una.
Mi trovo sulla bocca del cratere principale di Embury, in Australia. Fa parte di un gruppo di enormi crateri ravvicinati. Ci sono altri 9 crateri sparsi su questo territorio, creati dallo scontro con un asteroide proveniente da laggiù, che si è frantumato nell'impatto. Ora immaginate, al rallentatore, la sequenza di questo enorme corpo celeste diretto verso la Terra, che a circa 15 km di altezza si spacca per effetto dell'impatto con l'atmosfera e si scompone in tanti pezzi. I pezzi più piccoli rimangono indietro, continuando comunque la loro caduta verso la Terra. Nel momento in cui il primo asteroide colpisce il suolo, penetra nella superficie terrestre come un proiettile e forma il cratere. Il corpo celeste, quindi, si espande lungo le pareti del cratere, che si allarga sempre di più. Le rocce vengono fuse dall'attrito, così come parte dell'asteroide stesso. Più in basso è ancora possibile rinvenire dei pezzi di roccia fusa insieme a frammenti dell'asteroide. Gli altri crateri si sono formati a brevissima distanza gli uni dagli altri. Il cratere principale probabilmente è stato formato da 2 frammenti caduti vicini tra loro. Che cosa succederebbe se un asteroide come quello di Henbury colpisse una città come Flagstaff in Arizona, base operativa dei coniugi Shoemaker? Se ciò avvenisse e il cratere principale si formasse nel cuore della città, l'intera zona centrale verrebbe rasa al suolo. Non solo verrebbero distrutti i palazzi adiacenti alla zona dell'impatto, ma a causa dell'onda d'urto che si creerebbe nell'aria, crollerebbero tutti gli edifici nel raggio di più di un chilometro. La Terra si è formata 5 miliardi di anni fa, mentre i crateri di Henbury risalgono a circa 3500 anni fa. Il nostro pianeta, senza l'atmosfera, la vegetazione, gli oceani e i movimenti geologici, avrebbe più o meno questo aspetto. Un mondo con una quantità di crateri 20 volte superiore a quelli della Luna. Ciò nonostante, avverte Eugene Shoemaker, pioveranno sulla Terra altri asteroidi, formando altri crateri. Per cercare gli asteroidi e le comete che ci minacciano, dobbiamo fare un salto indietro di 5 miliardi di anni. Una stella gigante sta morendo. Esplode come una supernova, creando un'enorme onda d'urto nello spazio. L'onda va a colpire una gigantesca nube di idrogeno che si avvolge su se stessa a spirale, diventando sempre più densa. Ci sono anelli di gas e polvere. Il nucleo è talmente caldo e denso da innescare una combustione nucleare. Nasce il nostro Sole. Il nostro sistema solare si è formato così. Il pianeta più vicino al Sole è Mercurio, nato dalla condensazione di un anello solare. Lo stesso è avvenuto per gli altri pianeti, come Venere, la Terra e Marte. Alla periferia del sistema troviamo Giove e Saturno con i suoi anelli. Ancora più all'esterno orbitano i pianeti più lontani, Urano, Nettuno e Plutone. E oltre i gelidi detriti spaziali della cintura di Kuiper, dove prosperano le comete. Proseguendo sempre più lontano, troviamo le comete della nube di Oort, miliardi di corpi celesti soggetti alle forze gravitazionali del Sole e delle stelle a lui vicine. Per modificare gli equilibri del sistema solare, sarebbe sufficiente che una stella arrivasse un po' più vicino delle altre, pur mantenendosi sempre a grande distanza. Basta l'attrazione di una stella per far uscire per sempre una cometa dal sistema solare. Non ci vuole molto per far sì che una cometa della nube di Oort si stacchi dalle altre per intraprendere un viaggio di avvicinamento verso la Terra. Ciò potrebbe avvenire in una situazione come quella che ho appena descritto. Basta una piccola spinta e una cometa parte verso l'interno del sistema, verso i pianeti. Avvicinandosi al Sole, la cometa si riscalda. I suoi ghiacci evaporano, formando una coda che appare sotto forma di scia luminosa. Attirata dal Sole, la cometa termina il suo viaggio nel cosmo.
Ora gli orbiterà attorno all'infinito, avvicinandosi e allontanandosi periodicamente come tutti i pianeti del Sistema Solare. Però una cometa potrebbe benissimo cadere sulla Terra. Se ne contano un migliaio. Ma potremmo essere colpiti da una dei miliardi di comete che non conosciamo. Questa è Halley, la prima cometa di cui si sia potuto prevedere il ritorno. Riappare una volta ogni 76 anni. Halley ci ha permesso di scoprire molte cose sulle comete. Il suo passaggio più recente, nel 1986, ha potuto essere studiato a fondo grazie alla tecnologia spaziale. Ora, lungo la sua orbita, sono disseminate decine di sonde. La più ardita è stata Giotto, che riuscì ad attraversare la scia della cometa per inviarci delle immagini televisive. Ecco la cometa di Halley ripresa in avvicinamento da 30.000 chilometri. Una montagna con due picchi che eruttano gas e polvere. Il nucleo, costituito da ghiaccio e roccia porosa, è lungo 16 chilometri e largo 9. Se dovesse colpire la Terra, annienterebbe il 75% di ogni forma di vita, compreso l'uomo. La sonda Giotto, bersagliata dalla pioggia di particelle, interrompe la trasmissione a 1.100 chilometri dalla cometa. Ma l'obiettivo ha fatto il suo dovere, mostrandoci Halley da vicino. Tra Marte e Giove orbitano i corpi che formano la cintura degli asteroidi. Le loro traiettorie sono influenzate dall'attrazione gravitazionale esercitata da Giove. Alcuni di questi asteroidi, staccandosi dalla cintura, potrebbero minacciare la Terra. Nel 2004, Tutatis, l'asteroide che vedete, passerà a circa 1.600.000 km dalla Terra, una distanza astronomicamente breve. È come se, lungo una carreggiata extraurbana, le auto provenienti dalle strade laterali non rispettassero la precedenza agli incroci e attraversassero la strada principale a tutta velocità, senza frenare. Gli asteroidi che intercettano la traiettoria della Terra si comportano così. Se la Terra e un asteroide si incrociano, lo scontro è inevitabile. A differenza delle comete, gli asteroidi sono duri, costituiti da roccia e metallo. In ogni momento più di 200 asteroidi incrociano l'orbita terrestre. Il geologo Eugene Shoemaker si avventura nell'entroterra australiano alla ricerca delle tracce di un impatto di un asteroide con la Terra. Da 12 anni aspettavo questo momento. Oggi finalmente vedrò da vicino questo cratere e sono sicuro che riusciremo a trovare le prove inconfutabili che si tratta di un cratere da impatto. Secondo me si tratta di un cratere formato forse un miliardo di anni fa da un meteorite ferroso. Per meteorite si intende il frammento di un corpo celeste, cometa o asteroide, che colpisca la Terra. Il cratere in questione si chiama Liverpool e si trova a 500 km da Darwin. È una zona impervia e remota, dove fa un caldo insopportabile. Finora nessuno studioso ha confermato se l'origine del cratere sia vulcanica o se sia dovuta a una collisione cosmica. La zona si trova in territorio aborigeno, per cui Eugene e Caroline, muniti di speciale permesso, devono essere accompagnati da una guida. In breve tempo, Eugene trae utili indicazioni sulle origini del cratere e decide di estendere l'esplorazione. Il cratere è largo 2,5 chilometri. L'asteroide era probabilmente lungo un centinaio di metri, più o meno come un campo da calcio. Le conseguenze dell'impatto sono state simulate con questa ricostruzione. Le rocce liquefatte schizzano in alto nell'aria dopo l'impatto. Quando la polvere si posa, la Terra ha una nuova cicatrice. Dai bordi del cratere, Shoemaker studia la storia geologica delle rocce. Mi trovo sulla roccia fresca, geologicamente parlando, come questa alla mia destra. Queste venature sono le stratificazioni, ed ecco il fondo di un'altra stratificazione. Queste rocce stratificate sono state lanciate verso l'alto dall'impatto.
Quelle laggiù sono orizzontali, mentre queste hanno stratificazioni verticali perché sono state sollevate lungo le pareti del cratere. Le stratificazioni continuano verso il centro del cratere. Ecco le stratificazioni orizzontali, che in questo punto però sono frammentate e non progrediscono molto. L'ultimo strato è costituito dalla breccia. La breccia è formata da sfasciume di roccia ricompattata che è stata spinta verso l'alto durante la formazione del cratere. Il buco formato dall'impatto iniziale è molto più profondo del cratere definitivo. L'asteroide penetra profondamente, ma quando la roccia fusa viene lanciata verso l'alto, la breccia, riprendendosi, riempie di nuovo parzialmente il cratere. Il cratere finale, quindi, a 24 ore di distanza dall'impatto, è molto meno profondo di quello originale. Questo cratere è interessante perché è molto antico. Ha un livello di erosione di circa 200 metri superiore a quello del Meteor Crater in Arizona. Qui perciò si possono studiare i mutamenti geologici causati da un impatto a una profondità maggiore. È possibile quindi studiare i mutamenti geologici a una maggiore profondità. Il Meteor Crater ha soltanto 50.000 anni, mentre il cratere Liverpool risale ad almeno 1 miliardo di anni fa. L'aereo si alza appena in tempo. Nella zona divampa un incendio. In questa regione dell'Australia è un fenomeno comune. Laggiù si può scorgere il rialzamento centrale di Kelly West, un cratere molto antico che è stato eroso quasi completamente. Gossie's Bluff, il cratere più grande d'Australia, ha un diametro di 22 km e ha 140 milioni di anni. Il minuscolo Wolf Creek, uno dei crateri più giovani e meglio conservati dell'entroterra australiano. L'Australia, con la sua rada vegetazione e la sua stabilità geologica, è il luogo ideale per gli esploratori di crateri. Qui i coniugi Schumacher passano 3 mesi all'anno dormendo sotto le stelle, isolati dal mondo, alla ricerca di nuovi crateri. Ne hanno già battezzati 24 col loro nome e ne hanno scoperti altri 2. Hello, Tom. Eugene sta chiamando l'astronauta Tom Jones, suo collaboratore. Schumacher vuole che Jones fotografi il cratere Liverpool dall'orbita terrestre. Jones sta per prendere parte a una missione che sorvolerà il cratere, ma Schumacher ha un altro favore da chiedergli. Abbiamo scoperto qualcosa di interessante in un'impervia zona dell'Australia occidentale. Si tratta di un cratere da impatto. Ha un diametro di 18 km. Servirebbero alcune fotografie dallo spazio, perché il luogo non è stato mai rilevato dalle ricognizioni geologiche. Ti do le coordinate del posto. Si trova a 23 gradi 59 primi a sud e 21 gradi 34 primi a est. Gli Schumacher sono certi di aver scoperto un cratere d'impatto nel piccolo deserto sabbioso dell'Australia occidentale. Tom Jones dovrà cercare di fotografarlo, ma il cratere è talmente eroso e ricoperto di sabbia che solo le apparecchiature magnetiche e l'ispezione di Schumacher sul posto hanno rivelato la sua presenza. Le foto mostrano una struttura distinguibile a malapena, ma l'occhio dell'esperto riconosce subito il cratere. Jones ce l'ha fatta. Sono consapevole dell'importanza della collaborazione mia e dei miei colleghi con persone come gli Schumacher che studiano i crateri d'impatto direttamente sul posto. Lo shuttle dispone di un altro strumento per individuare i crateri, il radar. Inviando segnali verso la Terra e captandone l'eco, scopre strutture geologiche nascoste. Come questa, seppellita sottoterra, sotto la sabbia e sotto il mare, nella penisola messicana dello Yucatan. Lo shuttle conferma che nello Yucatan è avvenuta una gigantesca collisione. Il cratere si trova sotto questi alberi. La sua presenza è tradita soltanto da alcune conche ripiene d'acqua.
L'impatto avvenuto qui potrebbe aver causato l'estinzione dei dinosauri e cambiata l'evoluzione del nostro pianeta. Il destino dei dinosauri è segnato. Un asteroide largo 10 km si sta avvicinando alla Terra a 96.000 km all'ora. Mancano 3 minuti all'impatto. L'esplosione, equivalente a 50 milioni di bombe atomiche come quella di Hiroshima, ha generato un'immensa nube di polvere che ha avvolto il pianeta. Senza luce né cibo, le creature sopravvissute alla collisione periscono nell'inverno cosmico che segue. Quando il cielo finalmente si rischiara, i grandi rettili sono scomparsi, insieme al 75% delle specie viventi. Sessantacinque milioni di anni dopo questa spaventosa catastrofe, in questa stessa regione si sviluppa una delle più grandi civiltà dell'uomo, quella Maya. I Maya costruirono templi e osservatori vicino all'acqua. Questa zona della penisola dello Yucatan è infatti disseminata di pozzi naturali molto profondi. Questi pozzi, detti cenotes, sono stati di vitale importanza per i Maya. Per i messicani di oggi sono una meta turistica, ma per gli studiosi che indagano sulla scomparsa dei dinosauri costituiscono un indizio. Questo cenote fa parte di un arco disseminato lungo lo Yucatan. Si pensa che la catena costituisca parte del bordo di un immenso cratere. Il canadese Alan Hildebrand fu il primo a rilevare l'esistenza del cratere, chiamato Chicxulub. Hildebrand è convinto che i cenotes siano la cresta di un cratere da impatto che si estende per 160 km nelle acque del Golfo del Messico. Bisogna cercare di capire come l'impatto avvenuto qui abbia potuto uccidere gli animali. Si sa con quale frequenza la Terra può venire colpita da asteroidi in grado di formare crateri larghi anche 50 km. Quello che non sappiamo è quale di questi impatti avrebbe conseguenze catastrofiche a livello mondiale. Sulla Terra non sono stati trovati né fossili né impronte di dinosauro successivi all'impatto di Chicxulub. I rilevamenti indicano una notevole depressione all'estremità nord-occidentale della penisola dello Yucatan, ma potrebbe trattarsi del cratere di un vulcano estinto. Quando Hildebrand misurò Chicxulub, cercava delle anomalie gravitazionali, delle zone con strati meno densi di quelli contigui che indicassero un riempimento. Chicxulub ne aveva in abbondanza. Ma prima di chiedere il riconoscimento ufficiale, Hildebrand aveva bisogno di prove certe. Decise così di estrarre dei campioni di roccia in profondità dal presunto cratere. Queste rocce hanno dimostrato che la breccia in cima è costituita da materiale deformato dalla fusione e che si tratta di roccia fusa e non di roccia vulcanica. Lo studio della gravità e l'analisi della breccia mi hanno convinto che si trattasse di un cratere. Ma non tutti erano d'accordo. Uno studioso americano ha messo in dubbio i metodi di Hildebrand. Le tesi sostenute da Hildebrand per dimostrare che si trattava di un cratere da impatto non mi avevano convinto. Aveva portato delle fotografie che dimostravano la deformazione di un pezzo di quarzo subita durante l'impatto. Ma per dimostrare un impatto, il ricercatore deve misurare attentamente l'orientamento dei piani che attraversano il quarzo. Hildebrand non lo fece finché noi non lo sfidammo a farlo. Anzi, siamo stati noi i primi a pubblicare i dati sulla deformazione di Chicxulub e, per quanto mi riguarda, i primi a dimostrare veramente che a Chicxulub c'è un cratere da impatto. Sharpton, lavorando in parte con materiale recuperato in questa discarica di rifiuti, dubita anche dell'esattezza delle misurazioni di Hildebrand. Secondo lui, il cratere sarebbe grande il doppio. Tutti i dati che siamo riusciti a raccogliere sono concordi nell'indicare un cratere di circa 300 km. Non c'è un singolo rilevamento che faccia ipotizzare un cratere di dimensioni minori. La polemica è tanto aspra che i due rivali rifiutano di incontrarsi.
Il cratere di Hildebrand misura 150 km, quello di Sharpton 300. La disputa verrà risolta dall'intervento di una nave laboratorio che lancerà dei sensori sismici nel mare dello Yucatan. Nel frattempo, sulla penisola viene montata un'altra serie di sensori. L'esperimento condotto dall'Imperial College di Londra deve definire i contorni del cratere iniziale, la cui profondità potrebbe raggiungere i 30 km. La profondità della cavità iniziale è il dato più importante e credo che l'esperimento sismico dovrebbe riuscire a rilevarlo con esattezza. Vengono calati in mare dei potenti cannoni ad aria. L'esperimento funziona così. Le onde provocate dalle esplosioni rimbalzano lungo le pareti solide del cratere sommerso e vengono rilevate dai sensori sonori. Se la nostra ipotesi è esatta, se il diametro di Chicxulub misura davvero 300 km e se davvero si tratta dell'impatto che ha causato l'estinzione dei dinosauri a cavallo tra l'era secondaria e quella terziaria, allora possiamo dormire sonni più tranquilli, in quanto questa è la prova che per sconvolgere l'equilibrio biologico è necessaria una collisione con un asteroide gigantesco. Siamo vicini al momento della verità. Quanto è grande il cratere? Quanto misura il diametro di Chicxulub? Solo l'impatto con un asteroide enorme potrebbe provocare un'estinzione di massa? I primi risultati indicano un diametro di 240 km, valore che si colloca a metà tra il rilevamento di Hildebrand e quello di Sharpton. Gli studiosi hanno calcolato che impatti del genere possono verificarsi ogni 100 milioni di anni. I dinosauri potrebbero essere state le vittime più recenti di una serie di stermini cosmici. Quando avverrà il prossimo impatto? Mike Rampino della New York University crede alle catastrofi periodiche. La più imponente estinzione in massa delle creature terrestri avvenne circa 250 milioni di anni fa, al termine del periodo Permiano. Morì il 94% delle specie viventi, i rettili, i progenitori dei mammiferi, le creature marine, la vegetazione terrestre. Successe tutto molto rapidamente. Se la causa è stata l'impatto con un asteroide, dov'è il cratere? A ovest delle isole Falkland è stata scoperta una grande anomalia gravitazionale. Le caratteristiche geofisiche sono molto simili a quelle di Chicxulub. I rilevamenti indicano un enorme cratere di forma perfettamente circolare, sepolto sotto la sabbia del mare. Le Falkland, remote isole dell'Atlantico meridionale e dominio inglese, sono ricche di giacimenti petroliferi di recente scoperta e di acque pescose. Si stanno facendo delle trivellazioni alla ricerca di petrolio e Rampino può disporre di campioni di roccia. Il problema è riuscire a dimostrare che questo sia veramente il cratere da impatto responsabile della più grande estinzione di massa mai avvenuta. Gli scienziati continuano a scoprire nuovi crateri. Ad esempio questo nella Repubblica Ceca, detto Bacino di Praga, che cos'è? Si tratta di un'anomalia geologica o del più grande cratere mai rilevato? Sulla Terra sono stati identificati meno di 150 crateri da impatto. Si tratta di meno dell'1% di quelli che ancora non sono stati scoperti. Non c'è dubbio che ci saranno altri impatti. Si tratta di un processo naturale del Sistema Solare. Sono avvenuti in passato, hanno fortemente condizionato la storia del nostro pianeta e avverranno in futuro. È una teoria azzardata, ma c'è chi pensa che la responsabile dei bombardamenti sia Nemesis, la stella rossiccia che vedete sullo sfondo. Pare che questa specie di piccolo sole si avvicini alla nube di Oort ogni 26 milioni di anni, provocando una pioggia di comete. Ma per questi fuochi d'artificio nel cosmo c'è una spiegazione più plausibile, l'oscillazione galattica.
Mentre la nostra galassia a forma di disco ruota su se stessa, il Sistema Solare oscilla in rapporto al piano galattico. È possibile che questa variazione dei rapporti gravitazionali disturbi la nube di Oort, provocando una pioggia di comete verso i pianeti superiore al normale. Purtroppo la Terra potrebbe trovarsi sulla traiettoria di una di esse. Quale tra i miliardi di comete della nube di Oort potrebbe minacciare il nostro pianeta? Armagh, nel nord dell'Irlanda. Da questo osservatorio gli astronomi scrutano il cielo da più di due secoli. Nonostante il cielo sia quasi sempre coperto, è qui che si intuì per la prima volta la dinamica degli impatti con comete o asteroidi. Nel 1952 Ernst Opik, direttore dell'osservatorio, stupisce il mondo accademico ipotizzando che i crateri della Luna non siano di origine vulcanica, bensì cicatrici provocate da impatti con corpi celesti. L'osservatorio è anche l'antica sede della religione irlandese. Ci sono due cattedrali, una dedicata a San Patrizio è sede del capo della Chiesa Cattolica Irlandese. L'altra, pure dedicata a San Patrizio, è la chiesa dell'arcivescovo protestante d'Irlanda. Due dottrine, un solo patrono. San Patrizio arrivò in Irlanda come missionario all'inizio dell'Alto Medioevo, portando la parola del cristianesimo. Il popolo irlandese aveva già spiccate attitudini mistiche. L'archeologo Mike Bailey spiega che in Irlanda a quel tempo era ben vivo il mito del fuoco e dello zolfo, segnali del diavolo. La cristianizzazione dell'Irlanda fu opera relativamente semplice, in quanto i miti del popolo attingevano dai simboli dell'Antico Testamento. Che cosa quindi spaventava tanto gli antichi irlandesi? Bailey è convinto che il segreto sia sepolto su un isolotto costruito dall'uomo nel mezzo di questo lago. Su quest'isola si trovano tronchi abbattuti nel 600 d.C. Gli alberi usati per costruire l'isolotto risalgono a quell'epoca e avevano circa 200 anni. Possiamo quindi studiare le caratteristiche di questi alberi tra il 500 e il 600. L'isolotto serviva da rifugio ai banditi ed è stato costruito su enormi travi di legno. Il terreno umido ha conservato i tronchi e i loro anelli di crescita. Bailey è convinto che una serie di anelli più ristretti indichi che gli alberi abbiano cessato di crescere intorno al 540 d.C. Questa non è una caratteristica soltanto degli alberi irlandesi. Infatti si nota nei larici della Scandinavia, nelle querce dell'Europa centrale, nelle conifere del Nord America. Il fenomeno è presente ovunque. È ovvio quindi che attorno al 540 d.C. avvenne una catastrofe ambientale su vasta scala. Se la catastrofe fosse stata provocata da un'eruzione vulcanica, si sarebbe dovuto rinvenire uno strato di cenere. Il problema è che nei campioni di ghiaccio finora analizzati non è stato rilevato alcun strato di cenere. Non esistono quindi prove che verso il 540 ci sia stata un'eruzione vulcanica. Perciò la catastrofe potrebbe essere stata provocata dall'impatto con un frammento di cometa. È possibile che gli anelli di crescita si siano ristretti improvvisamente durante l'inverno cosmico provocato dall'impatto? È plausibile ipotizzare che sia stato un impatto di questo genere a dare inizio al Medioevo. L'Alto Medioevo comincia infatti proprio in quel periodo. Se analizziamo la letteratura dell'epoca, troviamo resoconti che parlano di cieli bui col sole che brilla soltanto 4 ore al giorno per un periodo di un anno e mezzo. Ciò sarebbe plausibile nel caso di un impatto cosmico. Patrizio, il santo patrono irlandese, in una delle sue lettere parla di un viaggio in nave fuori dall'Irlanda. Racconta di essere arrivato in un paese dove camminò per 28 giorni senza incontrare anima viva. Ciò fa pensare ad una regione colpita da un'immane catastrofe.
Nel Medioevo l'impero romano crolla. La civiltà si imbarbarisce e rallenta il suo sviluppo. L'uomo non progredisce. Potrebbe essersi verificata una serie di impatti che hanno provocato degli inverni cosmici. Nell'alto Medioevo fioriscono molte leggende, come quella di Re Artù, allegoria, forse, di una catastrofe. La cosa veramente strana è che la tradizione colloca la morte di Re Artù tra il 539 e il 542 d.C., proprio nel periodo della catastrofe. Le testimonianze di quell'epoca, provenienti dal Medio Oriente e da tutto l'impero romano, sono concordi nel descrivere una catastrofe. Persino in Cina esistono resoconti di un cataclisma verificatosi in quel periodo. Questa quindi è una conferma che è stato un fenomeno a livello mondiale. È molto chiaro il significato che gli antichi cinesi davano al drago. Per loro era qualcosa che volava nell'aria sputando fuoco, con una lunga coda fiammeggiante. Può darsi quindi che i cinesi, che a quell'epoca erano la civiltà dominante, con il termine drago volessero indicare i corpi caduti dal cielo che esplodevano a contatto con l'atmosfera. L'Osservatorio Nazionale di Rio de Janeiro. L'astronomo Ramiro de la Resa rivede con un collega una videocassetta contenente un'interessante testimonianza. Si tratta di un'intervista con un pescatore che nel 1930 vide una palla di fuoco cadere sulla terra. De la Resa, venuto a conoscenza solo di recente del fatto, ha voluto parlare di persona con l'unico testimone oculare superstite. Lo ha incontrato in Amazzonia, al confine tra Brasile, Colombia e Perù. Ma prima ha fatto tappa a Manaus, porto principale del Rio delle Amazzoni, per visitare un monastero dei Cappuccini dove nello stesso anno era stato osservato il medesimo fenomeno. Uno dei monaci, che aveva vissuto nella zona, aveva udito i racconti terrorizzati di più di un testimone oculare. L'Osservatore Romano e la stampa internazionale dedicarono ampio spazio alla vicenda. Nei racconti dei testimoni si parlava di diverse palle di fuoco cadute sulla terra, provocando esplosioni e incendi, seguiti da una pioggia di cenere che durò per mezza giornata. Da Manaus si prosegue lungo il fiume per 1600 chilometri, fino a un villaggio raggiungibile soltanto in barca o in aereo. Siamo a Benjamin Constant, un villaggio di pescatori all'estremo ovest del Brasile. De la Resa sta per incontrare l'unico testimone oculare superstite dell'incidente del 1930. Si chiama Raimundo Clemente da Silva, ha compiuto 80 anni ed è accompagnato dal ricercatore che aveva spedito la cassetta a Rio. Tornano nel luogo dove Raimundo stava pescando il 13 agosto del 1930. L'anziano è analfabeta, il suo racconto quindi non è stato condizionato da letture. Spiega che improvvisamente il cielo si illuminò e una palla incandescente, simile a un pianeta, cadde verso la terra. Seguì un tuono. La palla di fuoco era apparsa all'orizzonte proprio sotto la luna. Ha detto più volte che la palla infuocata somigliava a un pianeta ed era di colore blu. Ciò significa che la sua temperatura era molto elevata. La direzione di caduta del corpo celeste in rapporto alla Luna potrà darci un'indicazione della sua origine astronomica. Il rumore assordante che ha sentito, inoltre, potrebbe indicare l'avvenuto impatto con la Terra. Ciò è avvalorato dal fatto che, sebbene fosse in barca, avvertì una scossa e vide l'acqua incresparsi intorno a lui. Sicuramente quel giorno qualcosa cadde sulla foresta amazzonica. Non lontano dal paese del vecchio pescatore, De la Resa ha individuato un cratere. Tornerà qui con una spedizione. In
I tracciati di questa stazione sismica boliviana indicano uno strano andamento che coincide con la data dell'avvistamento. Ogni giorno sulla Terra cadono 45 tonnellate di materiale. Si tratta soprattutto di polvere cosmica. Ma la palla di fuoco dell'Amazzonia aveva dimensioni sufficienti per disintegrare l'intera Manhattan. Provate a pensare all'asteroide largo 10 km che avrebbe segnato il destino dei dinosauri. Sarebbe la fine del mondo. Così prevede un fanatico chiaroveggente. Il Signore darà il segnale, la Luna si macchierà di sangue. 3 giorni più tardi il Signore distruggerà Manhattan e la Terra verrà spassata dal grande terremoto della rivelazione. Mettetevi in salvo finché potete, perché il Signore sta per distruggere questo paese. È fantasia? O una minaccia reale? Tra il New Jersey e il Connecticut si apre una voragine di 160 chilometri. Il pianeta intero viene squassato dall'onda d'urto. Cala l'inverno cosmico. Il destino dell'umanità è segnato. Oppure no? A differenza dei dinosauri, l'uomo potrebbe reagire.